La campagna di primavera continua per ascoltare, continua a invitare personaggi, continua a invitare idee, progetti, a punti di vista assolutamente non allineati, pensiero conforme. Questa campagna continua con un grosso calibro e abbiamo oggi il piacere di ospitare. Quando l'informazione è confusa arriva sempre Massimo Mazzucco a chiedere il punto con un documentario, ci c'è attenzione, queste sono le informazioni, adesso faccio l'idea. Di nuovo con noi Massimo Mazzucco. Massimo, bentornato a Confini, grazie mille di aver accettato l'invito. Che dire, qua ogni volta abbiamo sempre delle chiacchierate molto piacevoli. Eh, qui Sardegna parla con Massimo Mazzucco perché ogni volta che ci sentiamo per telefono io sono Sardegna, <ride> rigorosamente. Cioè, eh, Un saluto, io vi chiamo dalla Calabria, io vivo in Calabria. Ah, perfetto. Eh, sì, sì, sì già, già sapevo, per cui eh, fa piacere perché significa che mi identifichi con un punto di vista indipendente che, abbiamo, che cerca di diffondere informazioni in Sardegna, quindi è un po' un punto d'onore, sono contento e eh, ti ringrazio. Comunque, qui stiamo eh, con te a parlare piacevolmente della tua, non solo, ma anche e soprattutto della tua ultima fatica, un documentario veramente interessante, Ucraina all'altra verità, un modo per fare capire alle persone che hanno una visione limitata delle cose rispetto alla, visione, alla vicenda ucraina che c'è molto ma molto di più da sapere. Comunque Massimo adesso ti lascio la parola, due parole nella Genesi di questo documentario, le, le idee, insomma l'intenzione, insomma l'essenziale le, le, ecco. poi, poi, poi apriamo la, la discussione su altri temi. La genesi è nata da, da, un, da, un, da una reazione che ho avuto al sentire una narrazione in televisione veramente monocromatica, cioè io mi dicevo: non è possibile che esista una storia in cui c'è uno che si sveglia un mattino e invade un paese grosso come l'Ucraina e così lo fa semplicemente perché, come mi racconta la TV, perché vuole espandere l'impero russo, o perché, non so, non ho capito bene perché. E, è chiaro che ci deve essere qualcosa sotto. E se vai a scavare, appunto, la storia dell'Ucraina è, è, è veramente complicata e la storia della contesa... Scusate. Sì, c'è un piccolo incomente no. tecnico. Sì, no, prego. no, è, 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 ho dovuto stare a notire, semplicemente. Ah, allora, ok, vabbè, ci stava, vabbè. È, è, dicevo, è, è, è storia estremamente complicata, cioè alla fine viene fuori, eh, io non voglio convincere nessuno, però nella mia tesi, è che invece alla fine l'Ucraina è stata utilizzata dagli Stati Uniti per provocare Putin, per obbligarlo ad invadere, se lo hanno messo in una situazione tale per cui poteva soltanto più invadere militarmente, per poi trarne tutti i benefici che stanno traendo in, questi, in questo momento gli, gli, gli americani, che sono sostanzialmente l'avere completamente separato per un bel po' di tempo, per almeno 5-10 anni. L'Europa dalla Russia, cosa a cui loro tengono tantissimo da sempre, che temono moltissimo un'unione forte fra la Russia e l'Europa e soprattutto hanno la possibilità adesso di chiamare Putin macellaio, di mettergli tutte le sanzioni possibili e immaginabili, indebolendolo al massimo dal punto di vista economico. Quindi il loro grande progetto che nasce ancora alla fine degli anni 90, che è quello appunto di disfarsi di una qualunque altra potenza mondiale per restare gli unici al mondo. Che, che, che comandano sostanzialmente perché questa è la filosofia dei neocons l'hanno pure messa nero su bianco eh, si sta lentamente avverando Beh, sì, sicuramente stanno cercando di attuare quello che è il loro eh, progetto che è nient'altro che il famoso PINA che è il progetto del primo secolo americano che ha visto la luce all'inizio del 2000 che tu hai descritto nel tuo documentario altro piccolo capolavoro che è appunto il nuovo secolo americano quindi si sta semplicemente delineando quella che, o meglio continuando quella che è la strategia il punto è che adesso ha trovato un osso particolarmente duro che ovviamente è la Russia se potrà funzionare questa strategia con gli cosiddetti stati diciamo così eh, straccioni o gli stati diciamo così deboli come Libia, Siria già in Siria le cose sono un po' cambiate ma con la Russia le cose cambiano completamente quindi è un cambio di scenario non, non indifferente quello che volevo chiederti se... Massimo si sì, prego eh. No, dicevo, non solo, no. ma la stessa Siria non gli è andata come volevano loro proprio perché no. è intervenuta la Russia. Esattamente, quindi c'è stato veramente una, un cambio di scenario. Ora, quello che mi incuriosisce e che vorrei eh, chiederti, che vorrei condividere con te una riflessione, sul fatto che arrivati a questo punto della storia e della narrazione, tutto sembra lecito. Dopo aver passato 70-80 anni... A maledire le ideologie totalitarie, a maledire le ideologie come il nazismo, ci ritroviamo con ehm, una narrazione ufficiale che cerca di riabilitare una delle peggiori, uno dei peggiori diciamo così, fogne ideologiche storiche che ci siamo ritrovati, ovvero il nazismo che è diventato quasi un vicino di casa quasi amichevole. Ecco, io ancora non riesco a spiegarmelo, forse puoi aiutarmi tu a dare, a dare qualche, qualche prego. No, è pazzesco, questa storia della rivalutazione del nazismo è bellissima, bellissimo detto in senso ironico, ovviamente, sì, certo. Cioè, abbiamo... eh, fino a ieri, se solo ricordi, l'orrore tra virgolette no? sì, con sì. cui si erano accolte le. Ti ricordi quando c'è stata la questione della. De, 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 non so se era Forza Nuova, Ordine Nuovo, mi ricordo, non è sì, segno sì, di sigla, sì. quelli che dalla Piazza del Popolo portarono alla manifestazione alla CGL e di colpo sì, lì dobbiamo abolirle, togliere, cancellare il partito, non è tollerabile il fascismo in Italia eccetera eccetera. Adesso di colpo abbiamo dei neonazisti dichiarati che però siccome stanno dalla nostra parte, stanno facendo il nostro gioco, allora diventano dei nazisti buoni, dei nazisti accettabili, sì. dei nazisti utili, dei nazisti... eccetera, eccetera. è una cosa vergognosa ovviamente. Ed è, ed è proprio l'indice più forte dell'enorme ipocrisia nella quale siamo costretti a vivere per continuare a far finta di essere delle persone normali, mentre siamo chiaramente schiavi degli Stati Uniti e degli americani e dobbiamo fare quello che vogliono loro. Per, per far combaciare queste due cose, siamo costretti all'ipocrisia. Sì, non soltanto quello, ma siamo anche costretti a sopportare tutta una serie di conseguenze che tuttora sono imponderabili, perché stiamo effettivamente in questo momento. Siamo eh, fattivamente, se no, non formalmente ovviamente, ma siamo fattivamente in coinvolti in un conflitto con una potenza, una potenza nucleare. E tuttora, anche se a mio avviso, non so se sei d'accordo con me, non sembra essere l'intenzione di nessuno quella di arrivare alle estreme conseguenze, di fatto stiamo coinvolgendo un paese che dovrebbe essere al di fuori per legge di qualsiasi tipo di conflitto in una guerra in cui stiamo fornendo anche delle armi. Che poi l'ironia, non so se l'ironia della situazione, se si può essere ironici, cioè stiamo svuotando i magazzini di, di, ve, di vecchiume, di ferramenta che stiamo dando agli ucraini nella speranza di allungare un brodo che ormai sappiamo benissimo che sapore avrà, perché comunque, girala come ti pare, ma comunque i russi hanno l'iniziativa e molto probabilmente questa campagna la vinceranno. Semplicemente stiamo trascinando la situazione per cercare il più possibile di, di rovinarci la vita, ecco, questa è la, 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 la cosa più, più diabolica. Quindi c'è questo quest improvviso cambio di, di passo anche eh, dell'Europa del, dell che si è messa l'elmetto, così è, andata, è andata, contro, andata a fare craniate con la Russia, che non è proprio la cosa più salutare, ecco. non so se hai delle riflessioni in merito. Beh, l'elmetto se l'è messa per, per procura per, per, per in questo momento, nel senso che siamo al famoso armiamoci e partite, eh, perché? perché mandiamo le armi, ma noi pensiamo così di non essere in guerra. Tra l'altro non ci sono solo le armi che stiamo mandando, ogni notte da Sigonella in Sicilia partono i droni che vanno a operare in, in, sul territorio di guerra. Quindi noi siamo teoricamente, se io fossi nei russi a un certo punto volessi smettere. Fermare questi droni che mi vengono a massacrare i carri armati miei che partono da qua. La prima cosa che farei è bombardare Sigonella. Tu immaginati cosa succederebbe, ovviamente. Sì, per cui siamo, sì, siamo, anche, sì. no, siamo anche a un rischio effettivo, perché non è che siamo solo moralmente complici oppure mandiamo le armi genericamente. No, no, le nostre basi servono proprio da, da, da strategicamente alla guerra in corso. Quindi siamo, ne siamo già comunque parte se non ufficialmente, da un punto di vista strategico. Certamente. Eh, hai notato anche una cosa, eh, come tu giustamente stavi. Ieri ho avuto occasione di ascoltare e guardare il tuo, la tua intervista su Visione TV e stavo riflettendo sulle tue parole a proposito della, mh, della narrazione dicotomica, insomma, del fatto di mettere le persone le une contro le altre, una strategia che è stata creata e sviluppata durante la uh, cosiddetta pandemia che ormai trova uh, rapida applicazione in qualsiasi tipo di uh, scenario. Quindi. Di fatto adesso è un attimo mettere le persone le une contro le altre. Siamo così tratti mentalmente, siamo così condizionati adesso? A quanto pare sì, a quanto pare sì. nel senso che ci facciamo influenzare e ci, faccia, ci facciamo, parlo della maggioranza degli italiani, ovviamente non tutti, ma la maggioranza degli italiani si lascia influenzare dalle indicazioni più o meno subliminali che arrivano dalla televisione. Se parte il messaggio che Putin è cattivo, noi siamo i buoni... Lui è da condannare, i gattini russi non possono neanche più partecipare ai concorsi di bellezza, le querce russe non possono vincere il premio perché sono russe, il pilota di Formula 1 russo di colpo deve rinunciare alla carriera solo perché è russo. Tutto questo subliminalmente ci manda un messaggio: il russo è cattivo, noi siamo i buoni, e purtroppo eh, la maggior parte della gente ci casca. Il vero, I veri criminali in questo caso sono i giornalisti che sanno benissimo che cosa stanno facendo e lo fanno eh, sapendo di farlo. Quindi questi. Io potessi un giorno processare qualcuno, processerei l'intera classe giornalistica, prima per come hanno permesso e aizzato la divisione fra gli italiani durante il Covid, che sono stati loro, perché non è possibile che ogni volta che uno andava in televisione, la prima cosa che la Gruber ti chiedeva, lei naturalmente è vaccinato, vero? Ecco, già una domanda del genere presume, lei fa parte dei buoni, non è stata mica per caso uno di quei pazzi che non si vaccinano. Avere delle cose così da parte dei giornalisti mainstream è pazzesco. E adesso la stanno peggiorando ancora perché in più, come dicevi tu prima, stanno anche mettendo a rischio proprio la nostra incolumità fisica, nel senso che rischiamo veramente di trovarci in una guerra. Sì, e eh, non solo quello, ma mh, anche il fatto che comunque sia, c'è questa, uh, questa divisione in categorie che sta, uh, tanto per cambiare, abbenendo. ho notato una cosa però, mh, a differenza della narrazione pandemica dove comunque sia... Uh, il nemico poteva sembrare invisibile, poteva sembrare inconsistente qual è, qual è in effetti un virus, qua si muove da un cambio di, leggermente di prospettiva, per il semplice fatto che adesso sembrerebbe che i sondaggi indichino che molta parte dell'opinione pubblica italiana non è proprio contenta di andare in guerra con la Russia, quindi si sta verificando un attrito progressivo, cosa ne pensi? Beh, è una cosa strana, perché ovviamente se tu chiedi a una persona per strada... Ti piacerebbe andare in guerra con la Russia o contro chiunque? Eh ti rispondono di no, chiaro, è ovvio. Chiaro. Il problema è che non riescono a collegare il fatto che essere così russofobi porta alla, al rischio di guerra. Cioè, se tu fai la domanda semplice, appunto, la domanda asciutta, vorresti andare in guerra contro chiunque? Ti dicono di no, nessuno ti dirà di sì. Ma il vero problema è che non capiscono che magari la loro russofobia, che invece. Alimentano tutti i giorni e che, che implementano tutti i giorni è proprio quella che ci può portare là. Per cui è chiaro che se fa la domanda semplice la risposta sarà quella, ma la russofobia imperante c'è e questo è un problema. Chiaro, chiaramente. Ed è anche un problema il fatto che comunque da un po' di tempo a questa parte, e ormai dopo questi due anni, ce cioè ne siamo accorti. C'è sempre meno spazio per poter um, esprimere opinioni contrarie. Tanto stiamo dando a Putin del dittatore, tanto ci stiamo impegnando per fare rimar rimarcare la differenza che c'è tra le dittature e le nostre gloriose democrazie, che stiamo, ci stiamo avviando in una sorta di eh, totalitarismo dell'informazione che è abbastanza poco piacevole. Um, questo è eh, un altro esempio di quanto stiamo scivolando nell'ipocrisia, anche nel ridicolo, perché ormai. Eh, non dico che cioè, le liste di proscrizione le ha già fatte, perché ormai i giornali stanno divertendo anche a stilare le elenche dei filo putiniani, dei filorussi. Secondo te ci limiteremo eh, a, questo, a questo tipo di eh, forma di repressione, tra informativa o si andrà anche oltre? Qual è il pericolo secondo te? Ma questa è una bella domanda alla quale non ti so rispondere in modo, in modo netto, eh, il rischio c'è sicuramente di andare oltre, ehm, è chiaro che noi siccome dobbiamo appunto proprio per l'ipocrisia di cui parli tu, dobbiamo fare sempre finta di fare le cose per bene, non, posso, non potremmo mai mettere di colpo una censura violenta e dire tu non parli più, perché l'ipocrisia crollerebbe, non possiamo più dire che essere una democrazia a questo punto. Allora va fatto per stadi, per passaggi, allora si trovano le scuse. Adesso per esempio gira una, una, una circolare in, che è stata mandata già da alcuni miei amici che di, di Google che dice attenzione perché chi pubblica video che sostengono la Russia o comunque contro l'Ucraina saranno tolti. Infatti, mi stupisce che il mio sia ancora lì per adesso, certo. eh, ma non, non so ancora quanto ci rimarrà, secondo me, quando arriva mezzo milione di visualizzazioni lo tolgono, gli, gli danno addosso, eh, per cui va fatto per, per passaggi e purtroppo que, tutto questo risale al momento in cui noi abbiamo accettato durante il Covid che si potesse discriminare. Fra chi la pensi in un modo e chi la pensi in un altro. Cioè, quando è passato il messaggio che chi è pro vaccino è bravo, è buono e chi è contro i vaccini è un cattivo, e di questo io do la colpa ai giornalisti ovviamente, la darò per sempre: da quando è passato quel messaggio, è passato il messaggio che, virgolette, si può discriminare, cioè si può, io posso di, arrogarmi il diritto di decidere in qualunque caso, in qualunque situazione, chi è buono e chi è cattivo. E quindi, cosa faccio? Una volta. Passato, legittimato, sdoganato quel meccanismo, io lo applico da qualunque parte. C'è la, 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 la guerra tra Russia e Ucraina, benissimo, io applico il meccanismo, decido che chi non è a favore dell'Ucraina o chi anche solamente indica, suggerisce che magari Putin abbia avuto le sue motivazioni è uno dei cattivi. È un filo Putin e quindi è cattivo. Purtroppo eh, è, un, è una forma mascherata di. Mh, di, di censura, perché appunto non si può censurare direttamente il pezzo, però si può farlo in mille modi, in mille modi invisibili. Per esempio, se tu vai su, su YouTube adesso e cerchi eh, Ucraina l'altra verità, che è il titolo del mio documentario, non lo trovi. No, non esce. Padre. Ho controllato. Sì, ho controllato. Eh, no. cioè, pensa, posso posso testimoniare. Un video che ha 400 e passa 1000 visualizzazioni, ma se uno va col titolo non lo trova, devi andare sul mio sito logocomune.net, da lì trovi il video nell'articolo e da lì puoi risalire a YouTube. Quindi ti dicono: Ma no, ma non c'è censura, Mazzucco, lei è liberissimo di fare i video che vuole. Peccato che gli altri non riescono a trovarli, capisci? Quindi è, è tutto sì, molto, sì, più sì. Sottile, molto più sottile, molto più ipocrite anche in questo caso, certamente, certo. E questo è un, è un aspetto della vicenda, eh, aspetto che si lega ad altri che adesso vorrei trattare con te perché, in effetti, il discorso sul, sul documentario è affascinante e ci sta portando ovviamente a rappresentare e a parlare di quelle che sono, a tuttora, le nostre situazioni problematiche. perché. Non dimentichiamo Massimo che non c'è soltanto la guerra in questo momento con cui fare i conti, ma c'è anche il grande, il grande assente presente che ci sta comunque continuando a condizionare la vita, che è comunque quello che è il discorso Covid, che non si è assolutamente arrestato, anzi continua a imperversare perché, anche se lo stato di emergenza è finito, al netto delle situazioni belliche in cui ci troviamo adesso, comunque continuiamo ad avere tutta quella panoplia di problemi e di condizionamenti informativi che continuano a, a stressare, insomma, noi che cerchiamo di pensare liberamente, perché i signori Speranza, Ricciardi e tutto il resto mica sono arresi. No, no, no. Continuano i perterriti perché c'è anche quello e non, far, e non possiamo assolutamente non notarlo. A ah, tutt'oggi stanno cercando di spacciare ovviamente il discorso della famosa quarta dose. Ma in tutto questo c'è sullo sfondo, ovviamente, il desiderio di mantenere. L'insieme di misure come una sorta di diciamo così di normalità incombente, se vogliamo chiamarla così. Cosa ne pensi? Ci cioè stanno proprio lavorando proprio scientemente? Stanno aspettando l'autunno, secondo me, nel senso che hanno capito benissimo che l'italiano può essere stressato, ma solo fino a un certo punto. Ci hanno stressato fino all'ultimo pos momento possibile. Poi non so se casualmente o no, è arrivata la guerra proprio nel momento in cui il Covid diventava meno pericoloso. Per cui è stato messo accantonato quel tipo di battaglia per adesso, a parte che un grosso risultato l'hanno già ottenuto, cioè hanno vaccinato comunque la stragrande maggioranza della popolazione e volenti o nolenti, credo che siano l'85% di gente che almeno una dose se l'è fatta. E ovviamente, come abbiamo sempre detto noi, il, il vero scopo ultimo del Green Pass non era quello di permettere l'accesso ai ristoranti, ma di stabilire un sistema che, per, che permetta di arrivare poi, di diventare uno strumento genera, generalizzato per il controllo sociale, e purtroppo e questo è rimasto. Noi abbiamo sempre detto dall'inizio: quando dico noi, dico tutti noi della controinformazione. Attenzione perché lo vero scopo del Green Pass non è quello di, per, di garantire come dire, questa pre, relativa sicurezza fra vaccinati e non vaccinati, è uno strumento destinato a rimanere ben al di là del Covid e Purtroppo ne abbiamo avuto una conferma un paio di settimane fa quando Colau, nel solito silenzio dei media, ha annunciato 4-4 che stanno già studiando un sistema che si chiama mi sembra ID Pay o qualcosa del genere, eh, o ID Card o ID Pay, ID Pay mi sembra, nel quale, guardate, guardate che bello, sarà possibile in una unica carta unificare tutte le nostre informazioni, le informazioni fiscali, le informazioni personali, la carta d'identità e le informazioni mediche eccetera eccetera. Quindi ci stanno già arrivando comunque. Adesso aspettano secondo me una, una, appunto, un momento di, durante l'estate, non puoi venirmi a raccontare che il Covid sta tornando, per cui chiaramente staranno buoni un attimo, ma vedrai che dai primi di settembre cominceremo a rivedere virgolette le curve che salgono. E a quel punto lì io mi auguro veramente che gli italiani, anche quelli che hanno fatto una o due dosi, li mandino al diavolo una volta per tutte. Perché se anche dopo il quarto ritorno la quarta dose ancora tutti corrono a farsi porre la quarta dose, allora veramente siamo finiti. Cioè Allora veramente ci meritiamo di, di, di vivere nella cacca in cui, in cui ci troviamo. Beh, se consideri che c'è la somma delle cose, perché comunque la guerra non finirà d'estate, credo, non è che. Credo, te, temo che alla non chiuderanno una cosa, spero che si chiudano nelle settimane, perché comunque sia sono arrivati a un punto anche lì, a livello, a livello, diciamo così, di progresso delle operazioni militari, che comunque anche lì la Russia sta cercando di, di chiudere la situazione perché vuole arrivare a una, a una soluzione, perché non credo che anche è, sia intenzionata a lavorarsi, ma anche lì la somma delle due cose, crisi di guerra più Covid, potrebbe far esasperare molti più animi, e una risorsa, se vogliamo, per quanto possa essere critica, che potrebbe fare cambiare le cose. Cosa ne dici? No. Tutto questo? No? no la, allora, la guerra non c'entra niente, nel senso che questa guerra, a meno di svolte impreviste, è destinata a trascinarsi, come dire, un pochino come quella dell'Afghanistan, come quella dell'Iraq, cioè quelle cose che iniziano. Dovrebbero essere relativamente veloci ma poi non si risolvono. Perché c'è una volontà di non farli risolvere da parte degli americani ovviamente? Perché se fosse per, 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 ehm, per Zelensky da solo, lui era addirittura disposto a implementare gli accordi di Minsk che avrebbero fermato la guerra. Addirittura fino all'8 febbraio di quest'anno, quindi a 15 giorni dall'invasione, era disposto a farlo. Ma qualcuno evidentemente gli ha detto di no. Eh, quindi questa guerra si trascinerà. Si arriverà a un certo punto a un cessato il fuoco relativo quando una buona parte del Donbass sarà stata assicurata nelle mani dei russi. Gli ucraini non vorranno cederlo ufficialmente, resterà il territorio conteso e lì si andrà avanti per non so quanto. Ma non credo che questo possa, possa influire sullo stato d'animo degli italiani, che invece secondo me sono prontissimi a ribellarsi se torna un altro giro di vita con il Covid. Lì veramente ci hanno strizzato fino all'ultimo. Spero, credo, ma spero anche che, 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 che se ci provano ancora a strizzare un pochino o ricominciano a mettere Green Pass di qui eh, o Green Pass di là la, la gente si ribelle e li mandi al diavolo. Me lo auguro. Beh, anche perché serve insomma, una, un, un progresso ulteriore. Eh, quella che è la strategia del governo rispetto a questa cosa è, come hai detto tu giustamente, implementare uno strumento di controllo sociale. Il problema è che eh, se iniziano ad avere se iniziano ad esserci problemi seri e spero di no, a livello energetico, a livello di risorse, a livello di approvvigionamenti, quanto può reggere un apparato anche, anche diciamo, diabolico come può essere quello che ha creato il saggistato il Green Pass senza determinate risorse, anche lì si pone un problema. Se tu vuoi digitalizzare la società, se ti manca la corrente, cosa, ti, cosa ti puoi digitalizzare? Questo è il problema, secondo me. Non so, se, non so come la vedi. No, no, non è che la corrente viene a mancare del tutto. No, no, stai tranquillo che la corrente per far andare il banco, ma ce l'avranno sempre quella lì. Ah beh, casomai, tu... casomai la razionano noi in casa per i condizionatori o per il riscaldamento. o cioè, insomma, Stai tranquillo che la corrente per mandare avanti l'Italia, per mandare avanti il sistema, quella c'è. Non sono così stupidi, no, 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 no non la vedrei così. È eh, che purtroppo, il, il, ripeto, la, ma, la massa di italiani è poco sensibile e voglio essere gentile quando dico poco sensibile a questo tipo di problemi perché loro l'italiano medio, se non vede un problema domani mattina, per lui non è un problema. Se tu gli dici, guarda che fra due anni ci troveremo tutti schedati, tutti con, senza più contanti, tutti con una cartina schifosa che se vogliono te la spengono e tu non sai più niente, non vali più niente, non sai più nessuno, non puoi andare più da nessuna parte, eh vabbè, fra due anni vedremo, ti risponde quello. Intanto io domani mattina devo avere un problema che devo andare a lavorare, ok, ok, o devo, devo, che ne so quello che è. Capisci? Quindi è l'incapacità degli italiani di guardare, non dico a lunga, ma almeno a media distanza, e lo sforzo che facciamo un po' tutti noi è quello di, di continuare a dire attenzione perché da A si arriva a B e da B a C il passaggio è molto breve. Temo che ci resterà a un certo punto soltanto la, la mala soddisfazione di dire ve l'avevamo detto, ma a quel punto eh, lì chi se ne frega, capisci? È, è ben poca cosa rispetto sì, a, ai danni che avremo, chiaro. Eh sì, arrivare a dire, ve l'avevo detto io che era così, poi dopo quando sei, la, chiave, la gabbia è chiusa, hai voglia di dire te l'avevo detto, la gabbia è chiusa, la chiave ce l'hanno loro, quindi eh, c'è poco da fare. Infatti, in riferimento a questo, alcuni strumenti anche di lotta civile sono stati e vengono tuttora comunque portati avanti anche da quella parte di popolazione che non è poco, che non è poca, che non è minorità, cioè minoritaria sì, ma non è trascurabile, parliamo di milioni di persone, sì. quindi che continuano comunque ad avere eh, resistere, comunque continuano ad avere un atteggiamento critico nei confronti di questo sistema. Tra i vari strumenti mh, diciamo di lotta civile eh, nei confronti di questa degenerazione. Eh, si è a lungo parlato anche del famoso referendum sul Green Pass e lì è scoppiata una gran polemica e ho assistito anche a una polemica molto, uh, molto accesa che è stata tra te e gli ospiti della trasmissione eh, di Canale Italia altro canale sì. che comunque seguo abbastanza, uh, un, una, un finale abbastanza scoppiettante di quella discussione perché in effetti qualcuno addirittura all'epoca in cui tu avevi posto il problema del referendum del Green Pass ti ha accusato insomma, di aver condizionato l'opinione le... lo pubblica, esatto, in qualche modo. Lì, li ha invitati a non, diciamo, non disturbare le tue basse sfere, mettiamolo così. Eh, sì. Ma ritieni, ritieni che a questo punto il discorso sia eh, da archiviare o valga ancora la pena di parlare di strumenti di questo tipo? No, anche perché la maggioranza degli italiani direbbe che va bene, questo è il problema. Cioè, c'è ancora, magari non sono più il 90%, ma avresti comunque almeno un 60% di italiani ai quali il Green Pass va bene. Perché tu provi a immaginare se si facesse un referendum. Diciamo, facciamo un referendum sul Green Pass. A parte che Green Pass adesso ufficialmente non c'è più. No? Tra un po', sì. mi sembra che a fine di aprile scadano tutti i giorni del Green Pass. Sospeso, era mm. ecco, esatto. Quindi, già cosa fai? Un referendum su uno strumento che non è attualmente in funzione è ridicolo, sarebbe fuori tempo. Secondo. Ci vuole un attimo a convincere gli italiani che comunque è utile nel caso e avendo in mano tutta la stampa e tutto il potere della stampa ci metti un attimo a far vincere il sì, cioè a farlo rimanere. Quindi dopo ti ritrovi con un Green Pass che non solo ce l'hai sul gobbo, ma che è stato pure approvato dalla maggioranza degli italiani e quindi non puoi più dire niente. È lo stesso ragionamento che facevo io sei mesi fa. Quando mi opposi all'idea del referendum sul Green Pass, non credo che sia cambiato molto. Cioè, uno dice: facciamo un referendum e pensa che lo vinciamo solo perché noi abbiamo ragione. Sappiamo... Non è così. Se ci fosse un referendum, ci sarebbe una campagna pubblicitaria, scusa, promozionale, sì, discussione sì. enorme, nella quale ovviamente verrebbe data voce sempre e soltanto a quelli pro Green Pass, ci inventerebbero tutti i modi più con torti immaginabili di spiegarci perché è assolutamente utile e necessario e alla fine ci cascano gli italiani e finisce che pure vince il Green Pass quindi rimane, quindi te lo ritrovi appunto non solo fisicamente ma anche legalmente e a quel punto non puoi più dire niente perché se protesti ti, ti rispondono ma scusa hai voluto il referendum, lo hai perso adesso non puoi rompere le scatole, capisci? Quindi è, è doppiamente un errore fare una cosa del genere quindi l'unica risorsa rimane la disobbedienza civile, è una, una lotta di carattere politico. Eh, a livello personale di noi la risorsa rimane la, 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 la disobbedienza civile, poi ognuno decide fino a che punto è disposto a disobbedire, ma eh, a livello invece sociale bisognerebbe che quelli che, che lo hanno accettato si accorgessero della fregatura, perché finché non succede quello noi possiamo anche continuare a fare disobbedienti civili, ma siamo una minoranza. E lo strumento rimane. E non è che puoi disobbedire più di tanto. Se un giorno ti metti obbligato ad avere il conto in banca obbligatorio, ti tolgono i contanti, ti dicono se non hai il tuo tesserino maledetto non sali neanche più su un treno, eh, sai che, che, che disobbedienza civile fai? Stai chiuso in casa, è, è l'unico modo. Quindi certo. eh, bisogna che non vinca questa cosa, bisogna convincere la maggioranza che è una cosa che non va bene. Se no, disobbedire personalmente serve a poco. Beh, no, c'è cioè un discorso di comunicazione e di diffusione, ecco, eh, se vogliamo, un discorso di... Di tutto, certo. educativo, se vogliamo, è quello sicuramente, eh. Eh, anche politico, perché comunque sia questa politica, questo sistema politico che abbiamo adesso è eh, legato a doppio filo con questa situazione. Quello che mi chiedo io, è, per il quale sto cercando di elaborare, che è un progetto diciamo così di scoperta, di indagine, se vogliamo, su un discorso che riguarda proprio la prospettiva della cosiddetta nuova politica, è se una volta cambiate... Se cambierà la situazione anche attraverso un'elezione che chissà quando sarà, speriamo l'anno prossimo, forse prima non si sa. Un'elezione può cambiare secondo te le cose cambiando un po' anche il discorso uh, um, della politica? Se la politica viene rinnovata con movimenti, con nuovi partiti, c'è speranza di rinnovamento secondo te o c'è una. In questo momento un tentativo di infiltrare e di orientare l'opinione pubblica anche condizionando questi nuovi movimenti che si stanno affacciando? Uh, la risposta è no, non c'è nessuna speranza, perché anche se adesso ci sono delle nuove forze che vengono fuori piene di buona volontà e diamo a tutti la buona fede per, per default comunque sia lungo il percorso vengono intercettate, vengono modificate guarda quello che è successo ai 5 Stelle sì. e ti può servire da esempio per i prossimi 150 anni quindi no, io ritengo che l'unica veramente arma che abbiamo ancora a disposizione è di smettere in massa di andare a votare e obbligare, portare la stensione al di sopra del 50% cioè adesso l'astensionismo è intorno al 40-42%. No? Se arrivassi oltre il 50% è vero che comunque un governo viene fatto, un governo si può fare perché bastano dieci voti in teoria, si votano loro stessi, basta che loro stessi vadano a votarsi e l'elezione è sì. valida, quindi possiamo anche stare la casa a tutti. Però voglio vedere un governo eletto con la minoranza degli aventi diritto quanta autorevolezza può avere rispetto alla nazione cioè capisci che è una cosa è avere un mandato di un 70-80% di elettori, è una cosa avere del 49 per cui io ritengo che i cittadini dovrebbero a un certo punto capire che è ora di smettere di votare il meno peggio, che tanto il meno peggio è sempre comunque peggio e di eh, pretendere che prima di tornare a dare il voto venga implementato creato uno strumento, che gli americani hanno già fra l'altro, che si chiama lo strumento del recall. Cioè praticamente se, uno, se un governatore di uno Stato, metti la California, eh, non piace oppure fa delle cose contrarie a quelle che aveva promesso in campagna elettorale, i cittadini possono fargli il recall, cioè lo, lo, lo destituiscono. Hanno un, devono credo che abbiano bisogno di un milione di firme per fare un referendum. Per poi decidere se può continuare a fare il, il governatore oppure no. Cioè, noi dovremmo avere in mano uno strumento che ci permetta di richiamare, in qualche modo, di mandare a casa chi ci ha tradito dal punto di vista degli impegni. Allora sì, che torna in mano a noi l'importanza del voto, ma siccome noi continuiamo a dare il voto e poi dobbiamo semplicemente incrociare le dita, sperare che facciano quello che hanno promesso e non lo fanno mai, saremo perennemente fregati, capisci? Senza dubbio, è un problema, è un problema fondamentale questo. Ultime due, ultime due considerazioni su alcuni fatti, poi ci abbiamo ai saluti. La prima, ehm, Draghi misteriosamente è diventato positivo al Covid poco prima di partire in Angola per trattare il gas e ha mandato il, il nostro splendido ministro degli esteri a fare le trattative. Allora io ti chiedo se, se sei disposto a darci qualche riflessione. È stata una, diciamo così, un contagio quasi opportuno, tempistico per evitare i rischi strani in un paese che non è proprio allineato, o è semplicemente che non è capace, proprio non è cosa da fare trattative? Come, cosa ne pensi? No, secondo me ha preso il Covid davvero. Perché... Sì. <ride> sì, secondo me sì. sì per... No, perché se uno, programma un... o uno lo programmi dall'inizio quel viaggio, ma se lo programmi vuol dire che sei disposto ad andarci. Non è che poi all'ultimo momento cambi idea e dici ah, io ho, saputo, ho avuto delle informazioni sull'Angola oggi, forse è meglio non andare, inventiamo una scusa. E comunque secondo me avrebbero potuto trovare tante altre scuse. Quella, quella di avere il Covid lo, lo, lo espone veramente a una presa per il culo notevole, perché dai, dopo tutto il mazzo che ci ha fatto, i tre vaccinati, i quattro vaccinati, eccetera, eccetera, che si prende il Covid lui è fantastico. Quindi il, il magari avrebbero inventato un'altra scusa, se è rotto una gamba, si è slogato un piede, qualunque altra cosa, ma se hanno detto quella è perché probabilmente è vera. Beh, allora, beh, potrebbe, io ho pensato, potrebbe anche essere una specie di eh, manovra per evitare di esporsi a un rischio, visto che l'Italia è in rotta con la Russia, magari qualche rappresaglia, oddio, sperando che magari, cioè, se dovesse tornare tutto intero il nostro ministro degli esteri dall'Angola, allora, si tratta solo di una mia eh, congettura da complottista e finisce lì, però, sai, il, il dubbio viene, il dubbio viene, vista la situazione, siamo, siamo diciamo, di fatto in guerra con la Russia, quindi qualche piccola rappresaglia potremmo anche aspettarsela, magari non, non bombe sulle città, però magari qualche scherzetto qua e là. Comunque è la mia congettura, questa niente di più. L'ultima considerazione che volevo, eh, che volevo fare proprio in riferimento a questa situazione. Eh, vedi eh, la posizione dell'Italia compromessa in generale, eh, in prospettiva, nei prossimi 3-4 mesi? Eh, rispetto anche a questo impegno, secondo te riuscire, porteremo avanti questo impegno bellico, alla fine per manifesta incapacità anche di poter fornire risorse dobbiamo tirarci indietro o andremo avanti fin quando non saremo proprio eh, scheletriti No, la, la verità è che non abbiamo scelta, non possiamo decidere di tirarci indietro singolarmente, non solo abbiamo un Presidente del Consiglio che non lo vuole fare, perché chiaramente è atlantista in modo, in modo spudorato. Quindi figuriamoci, fosse per lui ci avrebbe già quasi tirato in guerra, secondo me. Ma eh, non, non possiamo, comunque, anche con un altro governo non possiamo farlo. Possiamo farlo perché non, 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 non contiamo niente noi all'interno della NATO. Noi dobbiamo obbedire, se no siamo ricattabili in talmente tanti modi che non se ne parla nemmeno. in qualunque governo nuovo, tu parlavi prima dei nuovi partiti, ma anche se solo andassero al governo i vecchi partiti, cioè metti una, una, una coalizione di destra, eh, Lega eh, e Meloni. Andassero loro, comunque non potrebbero fare quello che vogliono perché, se appena sgarri un attimo ti, ti, ti fanno aumentare lo spread a 250 in tre giorni e il governo cade, quindi non, non c'è assolutamente spazio di manovra. A noi, lasciano soltanto uno Ci hanno dato due binari molto stretti: hanno detto dentro questi due binari divertitevi, fate quello che volete. Ma fuori da questi binari non, non se ne esce, non se ne parla. E uno di questi binari è che facciamo parte della Nato, facciamo parte del blocco atlantico e non abbiamo assolutamente il diritto, non possiamo concederci il lusso di essere, di essere neutrali. Questo è chiaro. Chiaramente. Un Ultima domanda, volevo farti giusto considerazione sulla, sulla Russia e torniamo all'inizio del nostro discorso. Visto che la Russia in questo momento è ovviamente in una situazione di conflitto, se tu, cioè, se, immaginiamo un, un Putin no? immaginiamo un, un primo ministro russo che sta cercando di portare avanti una strategia per garantire la sicurezza della propria nazione o quantomeno minimizzare i rischi di altre aggressioni vedi una Russia che decide di eh, eliminare o di limitare le minacce prossime avventure che potrebbero arrivare da, conclusa questa esperienza da altri tentativi di distruggere, destabilizzare, insomma la Russia non potrà andare avanti sempre a contrattaccare in qualche modo, se vuole evitare di essere smembrata, distrutta, dovrà agire per cercare di eliminare delle minacce. Vedi questo tentativo della Russia di stabilizzare o di cambiare le carte in tavola a livello mondiale? Può essere o è semplicemente un'altra un illusione da compottista? No, ecco. oh, beh, cambiare le, cambiare le carte in tavola a livello mondiale lo sta già facendo nel momento in cui sta ridisegnando una strategia economica che non ha più a che fare con l'Europa. Cioè si sta spostando verso India e Cina dal punto di vista commerciale e anche, anche credo monetario, eh, per cui stanno, stanno dimostrando che in realtà le sanzioni servono a poco, fanno più male a noi che non a loro. Ma nuovamente questa è la volontà vera degli americani. Gli americani vogliono mettere sanzioni alla Russia, ma tanto per colpire la Russia quanto per colpire noi. Renditi conto che gli unici che non stanno subendo nessun danno economico. Da tutto questo sono gli americani e sono gli unici che non stanno usando un solo soldato, un solo proiettile, eh, diciamo a rischio sono loro, non stanno rischiando niente dal punto di vista militare e non stanno perdendo niente dal punto di vista economico, cioè è una cosa pazzesca la mossa che sono riusciti a fare obbligando in qualche modo Putin a invadere. Per cui adesso loro sono lì a casa che si godono la, la, la tripla vittoria, cioè è come aver fatto come in automobilismo quando fai il grand slam che fai il giro veloce, la pole position e vinci la gara, ecco loro sono in questa situazione in questo momento eh sì se ci sono una situazione di svantaggio, questo almeno fin quando ci sarà questa amministrazione, magari c'è questo orientamento. A novembre ci saranno le elezioni di mid term, eh, potrebbe magari, speriamo, speriamo, potrebbe cambiare qualcosa. Comunque, noi ti continuiamo a seguire su Contro TV, eh, ci sono in progetto altri documentari, altre iniziative di questo tipo no. per informare? No? Per adesso sei qui, no, si in questo momento sto, sto, sto riprendendo il fiato perché ho lavorato <ride> veramente giorno e notte per un, un mese, ma. Eh, Secondo di quello che succede ovviamente in questo momento no, ma se succede qualcosa che Merita e vale la pena, sicuramente lo farò. Certamente, eh, e noi ti seguiremo con, con attenzione come sempre. Quindi, ti seguiremo su Contro TV e in tutte le Logo Comune. Ovviamente, il sito internet logocomune.net esatto, dove sì. pubblichi quotidianamente articoli e video. E ti seguiremo comunque in giro per la rete. Comunque, ti ringrazio moltissimo, Massimo. È stato con noi Massimo Mazzucco. Questo è Confini la campagna di Primavera. Continua con altri ospiti. Non ci arrestiamo. Continuate a seguirci comunque su Spreaker, eh, continuate a seguirci sul nostro canale di YouTube, crescete, crescete il numero che ci fa piacere, continuate a seguirci sulla pagina di Facebook di Radio Ascolto Live con i nostri link sempre in aggiornamento. Ringrazio Massimo Manzucco, grazie mille Massimo e... per la chiacchierata, prego, dimmi. E un saluto a tutti gli orgogliosi sardi. Sì, quelli che non piegano la testa, quelli che pensano sulla esatto. loro testa. Va benissimo così. <ride> esatto. E siamo tanti, anche se non sembra. Siamo tanti in relazione alla terra, ovviamente, che abitiamo. Grazie mille Massimo, questo era Confini di Ascolto live. A tutti, alla prossima puntata.